Buonasera ragazzi, inauguriamo questa nuova rubrica di Mondo Rosso Blu. Questa sera andiamo ad intervistare un mito della storia calcistica di Taranto, un giornalista nonché storico della nostra amata squadra, Franco Valdevies. Buonasera Franco. Buonasera. Grazie per averci accolto a casa. Grazie a te. Ciao Carletto. Buonasera Franco. Ciao, buonasera Carlo. Di che cosa vogliamo parlare stasera, Fra? Stasera parliamo di Taranto Real Madrid, l'8 settembre 2018 è il 50° anno dalla sfida giocata l'8 settembre 1968 tra il Taranto e Real Madrid. Taranto Real Madrid, una sfida tra una squadra che milita in terza divisione, il Taranto, e giocherà nella stagione 68-69, giocherà il nono campionato consecutivo in Serie C, dall'altra parte il Real Madrid. Di che Real Madrid stiamo parlando, Franco? Il Real Madrid, stiamo parlando di un grande Real Madrid, lo era negli anni 60 come lo è oggi, era un Real Madrid campione di Spagna nella stagione 67-68 che reduce da 15 anni di successi consecutivi. In 15 anni aveva vinto o una Champions League, o meglio una Coppa dei Campioni, o un campionato, e in alcune annate addirittura aveva fatto la coppiata Coppa dei Campioni campionato. Arriva a Taranto il Real Madrid, composto dai cosiddetti giovani della generazione IEIE, sono i ragazzi che vengono subito dopo i grandissimi campioni degli anni 50 che hanno conquistato le 5 Coppe dei Campioni, di vari Di Stefano, Puskas, Copa, Santa Maria, tutti grandissimi, e poi nel frattempo si trova adesso in questo Real Madrid una infornata di giovanissimi tipo Pirri, Sanchez, Amancio e fa Gento da chioccia a tutti questi giovani. Francisco Gento è il giocatore che ha vinto 6 Coppe dei Campioni e ancora oggi, a distanza di 50 anni, resta il primatista di questa competizione. Quota 5 troviamo tra gli altri Maldini, Costa Curti, anche Cristiano Ronaldo. Arriva questo Real Madrid su invito del presidente del Taranto, Michele Di Maggio. Ecco, parliamo meglio di questa storia, ecco, perché ancora non era chiaro per il motivo per cui una squadra così blasonata come il Real Madrid decide di venire a giocare a cavallo della stagione sportiva nazionale, spagnola e internazionale un amichevole, chiamiamolo internazionale, a Taranto. Gioca questa amichevole internazionale perché Michele Di Maggio, costruttore tarantino che tra l'altro ha costruito lo stadio Salinella nel 1965, il famoso stadio in tavoloni di legno e tubi innocenti, lo stadio dei 100 giorni, e tra l'altro il stesso costruttore è anche un esportatore di vino e uva da tavola, conosce in Spagna alcuni amici spagnoli, sono nell'entourage del Real Madrid, quindi decidono, Di Maggio chiede a questo amico spagnolo se il Real Madrid è disposto a fare un amichevole. Tempo un paio di giorni, il Real Madrid risponde e dice sì, non ci sono problemi, veniamo a Taranto a giocare l'amichevole. Amichevole che vedrà allo stadio, ora d'inizio 16:30, circa 25.000 spettatori. Riusciamo ovviamente, noi a Taranto che siamo bravissimi, riusciamo a portare 25.000 spettatori, i paganti però sono 16.000, quindi riusciamo a portare ben 9.000 portoghesi a una sfida contro le spagnole. L'incasso è di circa 20 milioni, 21 milioni e quindi abbondantemente Di Maggio riesce a coprire le spese di questa partita.
Partita abbastanza curiosa perché le due squadre si mettono d'accordo persino sul pallone da giocare, perché loro giocano con un pallone, diciamo col pallone madridista, noi giochiamo col nostro pallone, quindi si decide di fare un tempo per uno con il proprio, con i propri palloni. E diciamo più che una partita amichevole, è proprio una festa, perché la partita si disputa di domenica, però sabato sera a Gandoli c'è questo happening di con tutti i giocatori, scambio di regali convenevoli con la presenza del sindaco, con tutte le varie autorità tarantine e il vicepresidente spagnolo che arriva qui a Taranto. La partita ovviamente è una partita, diciamolo pure, senza storia, il Real è in preparazione. Tra l'altro la grandezza di questa partita sta nel fatto che l'8 si gioca, domenica si gioca la partita Taranto-Real Madrid, il 15 si gioca la prima giornata della Liga Spagnola, il 18 il primo turno di Coppa dei Campioni, mentre la domenica precedente il Real Madrid ha giocato il torneo Carranza, un famoso torneo che si gioca a Valencia, quindi aveva disputato la finale. Per cui si trova qui a Taranto non perché è in tournée in Europa, ma viene esplicitamente a Taranto per incontrare i rossoblù. Franco, questa amichevole risulta anche da giornali dell'epoca, no? Di marca spagnola. Sì, anche su Marca parlano di questa amichevole. Un'amichevole importante anche perché i giornali sono un po' come lo possiamo essere noi, stupiti nella presenza di questa squadra del Real che viene a giocare a Taranto. Infatti leggiamo qui che il Taranto, una mediocre squadra di serie C, ha, questo è il documento ufficiale di Marca. Sì, questa è Marca, la pagina del Marca, che ci dice che questa mediocre squadra di serie C ha invitato il Taranto. Ovviamente all'epoca le tournée di queste grandi squadre erano abbastanza frequenti negli anni di precampionato. Se noi pensiamo che io possa annoverare questa partita Taranto-Real Madrid tra le amichevoli più incredibili nella storia del calcio internazionale, perché un grande club viene a giocare con una squadra di Serie C, non è sicuramente una cosa usuale anche dell'epoca, e probabilmente Di Maggio riuscì veramente ad essere abbastanza convincente nel far venire qui il grande club spagnolo. È bello vedere nelle foto dell'epoca il capitano Gento che scambia il gagliardetto con il nostro Napoleoni, e tra l'altro Napoleoni venne poi premiato come miglior giocatore della partita. E infatti è anche in possesso ancora di questa targa ricordo. Un paio di particolarità vorrei ricordare di quella partita. La prima è che un giocatore del Real Madrid, Vidal, dopo 11 minuti venne sostituito per infortunio, perché Fabrizi entrò un po' duramente sul nostro giocatore. Sembrava un cambio dovuto più che altro per un piccolo risentimento da parte del giocatore spagnolo. In realtà quando poi è andato a Grottaglie, doveva salire sull'aereo per Grottaglie, in effetti Zoppi Cavi viene accompagnato dai massaggiatori. Tutti aneddoti che ti hanno raccontato, quindi, anche i calciatori dell'epoca, vero? I calciatori dell'epoca mi hanno raccontato, quindi in realtà si era infortunato. Tra l'altro volevo dire che nella preparazione, quando i giornali presentano la partita, dicono che la squadra spagnola è scesa all'aeroporto di Grottaglie, aeroporto di Grottaglie che all'epoca nel 68 era funzionante, e quindi è inimmaginabile che noi da allora, sono passati 50 anni, non riusciamo a far ripartire questo benedetto aeroporto tarantino. Allora Franco, sicuramente avrai raccolto cimeli originali a non finire. Se cortesemente ci fai vedere qualcosina che riguarda proprio Taranto Real Madrid, perché ti vedo già pieno zeppo di cimeli qui da c'è raccontare. Il biglietto della partita, biglietto originale della partita, come avevo già detto prima, furono
circa 16.500 biglietti, lo stadio comunque risultava abbastanza pieno. Qui possiamo vedere nella fotografia che ci sono le due squadre schierate, quella del Taranto e quella del Faccelo pure vedere, Franco. E poi invece c'è questa fotografia che io ritengo decisamente più importante, ci sono le due squadre che sono mischiate e bisogna dire che il Real Madrid curiosamente si schiera con i propri giocatori a partire dal portiere verso sinistra, possiamo riconoscere il numero 1 il portiere, il 2 il terzino destro e così via. Ah, quindi in sequenza, quindi praticamente. In sequenza, così noi leggendo la formazione possiamo ricordarci chi erano i nomi, mentre ovviamente i nostri giocatori li conosciamo. Non sapremo mai se questo è il nostro pallone o meno, Franco. No, questo non lo sapremo, se è il nostro pallone, se credo che forse cominciavano con il pallone del Real Madrid, forse nel primo tempo, comunque di questo non sono convinto. Volevo parlare poi di un altro episodio dove, come già detto prima, Napoleoni venne premiato come miglior giocatore, però in realtà ad inizio partita si mise in luce Beretti, cominciò con i suoi dribbling sulla fascia, il terzino Sanchez faceva passare Beretti, perdeva diciamo così l'uno contro uno contro Beretti, però poi a un certo punto Beretti ha fatto un tunnel a Sanchez e a questo punto Sanchez non c'è stato più. La volta successiva le ha detto: o ti calmi o ti faccio saltare. E in effetti, quando ha ritentato di nuovo di fare il secondo tunnel, gli ha rifilato un bel calcione Sanchez, per cui da quel momento diciamo un po' è sparito dalla partita, dalla partita Beretti. Sui gol, Franco, qualcosa da raccontare? No, sui gol da raccontare, diciamo che pochissime azioni da parte del Taranto, probabilmente nessuna importante dove poter realizzare almeno la rete della bandiera, mentre da raccontare la prima rete, perché la segna Manso sul calcio d'angolo battuto da Gent, quindi i due grandissimi. Amancio all'epoca era una bandiera del calcio spagnolo, il giocatore più importante, mentre il vecchio Amancio, come già detto prima, era il detentore del primato delle Coppe dei Campioni. La partita è comunque ben augurante per entrambe le squadre, perché il Real Madrid porterà a casa il settimo scudetto nelle ultime 8 stagioni. Il Taranto invece, dopo 9 stagioni in Serie C, riuscirà finalmente a conquistare la benedetta promozione in Serie B, quella famosa dello scandalo con la Casertana, quando la Casertana, vincitrice del campionato, venne penalizzata per un tentativo di illecito e il Taranto salì in Serie B. Di tutta questa storia c'è un piccolo rammarico: sono arrivati i 50 anni di questa grandissima partita e come al solito le nostre istituzioni dimenticano completamente questi eventi. Lo so, la storia non può interessare, ma lo vediamo benissimo. Siamo stati per millenni la capitale della Magna Grecia, però non è rimasto nulla. Un acquedotto che abbiamo detto, abbiamo l'acquedotto romano dopo che praticamente era sparito tutto, abbiamo le mura di cinta di Taranto dopo che erano sparite, quindi immaginate se questi si vanno a ricordare del cinquantenario di Taranto Real Madrid. Franco, un altro piccolo rammarico è il fatto che fino a poco tempo fa era possibile anche ammirare il gagliardetto della partita. Certo, sì. Fino a qualche anno fa eravamo anche in possesso del gagliardetto di quella partita scambiato da Gento con Napoleoni. Qui in questa fotografia della sede del Taranto dell'epoca di Ruta riusciamo a vedere queste fotografie dove erano presenti nella sede tutte fotografie riconducibili a quella partita, mentre qui in questa fotografia più piccola vicino al fianco del presidente Ruta si vede appunto il gagliardetto. Queste sono tutte tue foto del tuo archivio personale, vero Franco? Il mio archivio personale, sì, moltissime di queste donate da Nini Cannella. E qui il gagliardetto era presente finché c'è stata la gestione Blasi, varie coppie, varie memorabilie del Taranto Calcio.
calcio erano presenti nella sede di Via Umbria. Poi, una volta che Blasi ha lasciato la sede di Via Umbria per portarla lì a Manduria, si è perso in definitiva tutto quel patrimonio di trofei e gagliardetti e altri gadget tarantini che sono spariti. E questa è un'altra delle situazioni anomale che si verificano solo in questa città. In altre realtà il collezionismo, portare trofei, ripeto, memorabili nella società è un impegno da parte di tutti, mentre a noi resta sempre da mettere insieme tutte queste, ripeto, queste memorabili solo perché ci sono dei collezionisti. Questo per esempio è un altro biglietto originale di quella partita, dove possiamo leggere che è il biglietto 8.000 e qualcosa, 8.100, quindi ripeto, vennero venduti 16.000 biglietti di quella famosa partita. Biglietto che poi è introvabile, vero Franco? Sì, biglietto introvabile. Io posso dire che questo biglietto, parlando con degli amici collezionisti, mi sono stati offerti 350 euro per questo biglietto. Ovviamente, lo dicevo prima e lo ribadisco, è un'amichevole davvero incredibile. Una squadra di Serie C, neppure in quel momento tanto blasonata, che il Taranto, incontra il Real Madrid, squadra che vince Coppa dei Campioni, fa semifinali di Coppa dei Campioni, scudetti spagnoli a ripetizione, viene a giocare a Taranto. Sì, c'è l'invito, c'è il pagamento di 20 milioni dell'epoca per venire a giocare l'amichevole, però bisogna anche essere convincenti, e probabilmente il bravissimo presidente lo è stato. Ma questo non è l'unico cimelio, Franco, che sei riuscito a recuperare la partita, perché parliamo anche poi di uno dei simboli della partita, no? Il simbolo della partita è sicuramente il bandierone di quella partita, bandierone che venne ricamato. Parliamo del Real Madrid. Parliamo ovviamente della partita Taranto-Real Madrid, all'epoca, come tutti sappiamo, il Taranto giocava, veniva esposta la bandiera del Taranto e la bandiera della squadra avversaria. Quindi sul bandierone, sul pennone c'era la bandiera del Real Madrid, con il simbolo del Real Madrid, dove si può vedere la croce. Croce che attualmente è stata da alcuni anni tolta dal simbolo del Real Madrid, perché alcuni investitori sono arabi e quindi è stata tolta. Bandiera che fu poi dimenticata sul pennone. Bandiera che venne dimenticata sul pennone, un magazziniere, il famoso magazziniere Masino, conservò, e i pazzi collezionisti sono riusciti a portare a casa per il Museo Rosso. Franco, per i nostri spettatori, se cortesemente ci elenchi anche il tabellino della partita, e magari dopo averci dato queste informazioni statistiche, ci dici anche magari come fu accolto il Real Madrid, dei piccoli aneddoti anche del pre-partito. Vabbè, ricordo la formazione del Tante perché è anche meritevole di essere ricordato, perché come dicevo prima è quella squadra che si impone nel campionato di Serie C, e ritorniamo finalmente in Serie B dopo 9 anni, quindi abbiamo Bertini, Puccini, Rondoni, Napoleone, Iannarilli, Casini, Ferraro, Di Stefano, Lobascio, Fabrizio e Benetti. Poi nel secondo tempo entrano Pucci, Gagliardelli e Malavasi, uno squadrone direi quello del Real Madrid senza dubbi, con Betancourt, Sanchez, Zunzunegui, Pirri, De Felipe, Zucco, Perez, Amancio, José Luis, Vidal, Gento. Poi entrano nel secondo tempo Bueno e Veloso e Mira, mentre De Diego sostituisce l'infortunato Vidal. Segnano una doppietta Amancio e poi una rete Veloso e una Bueno. L'arbitro è Gianluisi, arbitro di Barletta. Da un aneddoto posso ricordare che ovviamente Real Madrid viene accolto con grande entusiasmo in città, quindi come dicevo la sera del sabato c'è questa festa a Gandoli, però nel pomeriggio la squadra del Real Madrid si reca alla Don Bosco, all'Istituto Salesiano della Don Bosco, per premiare la squadra del Real Madrid, perché nelle settimane precedenti si è svolto un torneo fra tutti i ragazzi e il torneo è stato vinto proprio dalla squadra del Real Madrid. Quindi su esplicito invito del parroco della chiesa, il Real Madrid di buon grado accetta l'invito e si reca al... Durante le due giornate tarantine c'è una grandissima disponibilità dei giocatori a firmare autografi, vengono donate cartoline,
spillette, i gadget vari a tutti i tifosi tarantini. Ovviamente se ci vanno allo stadio in 25.000, durante le due giornate in città la gente si è avvicinata tantissimo a queste cose che probabilmente chissà fra quanti anni riusciremo a rivedere a Taranto una grande squadra. Franco, ti vedo anche con qualche altra pagina di giornale dei giorni successivi. Io qua leggo martedì 10 settembre, quindi sono già passati due giorni e ancora si parla del Real Madrid. Sì, si parla del Real Madrid, ci sono le cronache della Gazzetta del Mezzogiorno e la cronaca della Gazzetta del Corriere del Giorno, poi c'è anche qui una cronaca estrapolata dal Corriere dello Sport. Ovviamente riscuote, come dire, curiosità questa amichevole anche per tutti i giornali nazionali, perché vedere il Real giocare a Taranto, li ripeto per l'ennesima volta, è davvero un grandissimo evento. Franco, in tutta onestà, a distanza di 50 anni, tu ritieni potesse essere possibile organizzare un evento ricordo, non dico un amichevole con Real Madrid, ma un evento ricordo per commemorare questa partita, così forse la più importante della nostra storia? Sì, probabilmente questa io la ritengo, questa partita, la partita più importante nella storia del Taranto. Ovvero le partite importanti sono quelle che ti danno una promozione, quelle che ti danno una salvezza, ma questa è una partita incredibile, quella che viene disputata dal Taranto contro il Real. Probabilmente a Cremona un Cremona Taranto andrebbe ripetuta dopo 50 anni. Ovviamente non mi riferisco al discorso di far venire qui a Taranto nuovamente il Real Madrid, ma più che la società del Taranto, il comune, l'amministrazione tarantina a 50 anni di distanza avrebbe potuto organizzare almeno una partita con una giovanile del Real Madrid, invitare per esempio Gento, giocatore dell'epoca ancora in vita, invitava Gento, lo portava qui a Taranto, si faceva una serata alla grandissima, oppure riproporre qualcosa ancora di più incredibile, che secondo me è fattibile, organizzare una partita del Taranto che va a giocare con la squadra B del Real Madrid al Santiago Bernabéu. Ci si mette insieme con qualche volo charter, i tifosi tarantini probabilmente, ovviamente non è una cosa da organizzare dall'oggi al domani, ma si può organizzare con mesi di anticipo, pagando gli aerei con delle cifre minori, per cui si va a Madrid, il Taranto con la sua squadra va a disputare una partita lì. Certo, ci sono le spese, però è un evento che probabilmente andava promozionato, se parliamo di promozione, ovviamente non calcistica, che è quella forse che ci interessa di più, ma di promozione del territorio. Questa è anche promozione del territorio, cioè perché mai non aver tentato da parte delle istituzioni, che ovviamente, ripeto, lo dicevo prima, non si interessano assolutamente della storia. O magari disconoscono l'evento, proprio. Disconoscono l'evento, non lo conoscono, non sanno nulla, purtroppo non sanno nulla neppure i giovani. Se tu dici, parli adesso a un giovane ventenne, trentenne, dici ma tu lo sai che abbiamo giocato con Real Madrid, ignorano completamente questa situazione. Un'amichevole con il Real Madrid penso che sia una cosa da vedere una volta nella vita. Ripeto, probabilmente non avremmo potuto portare il Real, che non sarebbe venuto, però forse organizzare una partita con una squadra giovanile del Real Madrid sarebbe stato secondo me anche un evento importante, invitare qualche giocatore dell'epoca del Real e soprattutto invitare i giocatori dell'epoca attuale, dei tarantini che ancora ci sono, tranne lo scomparso di Annarilli, tutti i giocatori sono ancora belli arzilli per poter partecipare a una serata. Però non a caso sarebbe stata anche una degna conclusione dei festeggiamenti del 90° anniversario della storia del Taranto. La storia del Taranto anche questa, che passa da parte dell'amministrazione comunale, passa senza nessun interesse. E purtroppo capisco le difficoltà della città, capisco le difficoltà della società, però secondo me la storia non va dimenticata, anzi con la storia si può avere realmente un raffronto con quello che siamo stati e soprattutto può essere uno sprone per la città e per la squadra per fare meglio. È forse questo concetto, no, il più preoccupante, Franco, perché come tu ben dici, il fatto di non conoscere soprattutto i più giovani
questa amichevole disputata con Real Madrid è sintomo di una generazione o più generazioni che si stanno allontanando da quello che è il calcio locale per dirigerci più verso la Juventus o il calcio internazionale, dove Sky e tutto il resto la fanno da padrona. Sì, la fanno da padrona perché adesso il calcio in televisione c'è 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Fino a 20 anni fa si andava allo stadio per vedere la partita, quindi potevano andare allo stadio anche chi non era tifoso, perché andava a vedere una partita che altrimenti non avrebbe potuto vedere in nessuna televisione se non un secondo tempo alle 7:30 di sera. Quindi potevi anche non essere tifoso del Taranto, però andare a vedere la partita, ti vedevi il Bologna, la Sampdoria, il Genova, il Messina, il Catania e così via. Adesso ti vedi gli squadroni in televisione, chiaramente ci penalizza la Serie D, però da parte mia voglio dire che non c'è neanche da parte forse della società un reale interesse a far, cioè il reale interesse di farle avvicinare c'è, però non viene fatta tanta promozione, e questa promozione sul Taranto non viene fatta perché offriamo il biglietto a un euro, ma dobbiamo forse tentare di avvicinare il tifoso tarantino, il giovane, il ragazzo tarantino, proprio attraverso la storia del Taranto, perché ovviamente se noi proponiamo al ragazzino di vedere Taranto Gravina, o addirittura quest'anno la nostra avversaria del girone potrebbe essere il Cerignola, che noi fino a 20 anni fa non invitavamo neanche per la partitella del giovedì perché era decisamente inferiore il Cerignola, adesso diventa la nostra avversaria più temibile. Quindi ovviamente la storia può avvicinare il ragazzo, si potrebbero fare dei percorsi nello stadio dove affiggere fotografie, bandiere del Taranto, maglie del Taranto, fare qualsiasi cosa, qualsiasi promozione sul vecchio Taranto, quindi far vedere i successi che noi abbiamo avuto con i grandi club e dopodiché avvicinare i ragazzi. Io ho sempre pensato dalla sala stampa dello Iacovone lungo quel corridoio che porta poi anche giù agli spogliatoi, di fare proprio un percorso nel quale noi potevamo far camminare genitori e bambini lungo questa strada ricca di fotografie e maglie e poi avere l'accesso direttamente sul prato dello Iacovone. Penso che tantissimi bambini tarantini avrebbero il sogno di cavalcare, almeno di passeggiare su un terreno in erba e quindi entrare realmente su un campo vero. Franco, per chiudere, ultimissime cose, questa amichevole disputata 50 anni fa ci porterà poi alla promozione. Sì. Sono passati 50 anni, magari è ben augurante anche quest'anno. Chissà, può essere ben augurante, anche perché come fu il presidente Di Maggio all'epoca, l'artefice della costruzione dello stadio nel 65, l'artefice di quella amichevole, fu anche l'artefice della promozione, perché fu Di Maggio a fine campionato che riuscì a scoprire che la Casertana, tramite un suo giocatore, aveva tentato di accordarsi in una sfida, se non sbaglio, in un Trapani Casertana, per cui riuscì a far valere la sua posizione insieme alla federazione, che venne realmente riconosciuto questo tentativo di illecito. Quindi il presidente Di Maggio nei vari gradi di giudizio riuscì sempre a spuntarli, addirittura a settembre il Taranto, dopo tutti i gradi di giudizio tramite la CAF, ebbe la promozione a suo posto. Tra l'altro all'epoca poi il Taranto fu costretto addirittura a saltare la prima giornata di campionato perché ancora la CAF non aveva deciso se confermare la promozione della Casertana oppure far salire il Taranto in Serie B. E chiudendo, Franco, visto che sei sempre alla ricerca di cimeli, io vedo lì un lenzuolo bianco. Eh sì, questo perché fa non perché fa piangere. Che è poi la vera e propria, che abbiamo già detto prima, bandiera del Real Madrid. Il famoso bandierone del Real. Con ricamo della corona spagnola con la croce. Che ecco. Forse lo dovrei mostrare in questo. Bellissimo. In questo modo qui. E quindi ripeto. Questa era la bandiera che era lì su sul pennone, venne presa, chiusa e conservata da massaggiatore Masino e poi siamo riusciti per fortuna a portarla nel nostro museo. Franco, giusto per chiudere in bellezza, se vuoi fare un augurio alla nuova squadra del Taranto, Luigi Vanarelli e a tutto il suo staff che si accingono a
a questo nuovo campionato. No, vorrei fare un augurio al Taranto, vorrei fare un augurio al presidente Giove, vorrei fare un augurio alla dirigenza del Taranto, a Panarelli, a tutti i giocatori. Ci meritiamo di passare una stagione finalmente da piani alti, ma da protagonisti e soprattutto da promozioni. E come dicevi tu, 50 anni fa la sfida ci ha portato fortuna, perché ci ha portato una Serie B insperata, e in questo momento probabilmente già la Serie C è la dimensione in questo momento per la città di Taranto. Non meritiamo assolutamente la Serie D. Serie D che tra l'altro siamo stati costretti in questi anni spesso a rimanere in D per furbizia da parte delle altre squadre, con gestioni un po' poco trasparenti, con partite addomesticate. Noi abbiamo avuto sempre, perlomeno a livello sportivo, un comportamento sempre, sempre corretto. Franco, ti saluto a nome di tutti gli utenti e di tutta la redazione di Mondo Rosso Blu per questa occasione che hanno offerto, grazie al direttore per questa intervista e grazie anche a te, amico da sempre. Squadra rosso-blu, sei la potenza degli dèi, sai vincere quando vuoi, puoi, conta su di noi. Taranto sei forte, Taranto sei grande, Taranto sei tutto per noi. Taranto sei vivo, Taranto sei bello, Taranto sei ognuno di noi. Yeah.